Di solito paga l'allenatore quando le cose non vanno in una squadra di calcio. Nel Terlizzi, società che milita nel campionato di eccellenza pugliese, è accaduto il contrario, con i giocatori mandati a casa per scarso rendimento. O almeno questa è stata la minaccia del presidente Salvatore D'Alessio, che proprio non ci ha visto più e dopo la sconfitta di domenica scorsa a Polignano ha deciso di passare alle vie di fatto. Ci voleva questa sparata perché comunque noi della società, io in prima persona e gli altri presidenti miei amici, non eravamo contenti di quello che stava succedendo, perché riteniamo di aver fatto una squadra con molto competitiva, però i risultati non sono venuti, quindi domenica a Polignano, dopo un'ulteriore brutta figura, avevamo deciso di chiudere, di abbandonare tutto perché se lo meritavano. E adesso? Tre giorni duri, pesanti, perché comunque è duro mollare dopo aver costruito una squadra importante. I giocatori hanno riconosciuto le loro responsabilità, si sono resi conto che comunque hanno dato, noi abbiamo dato loro tanto e loro di contro ci hanno solo fatto fare qualche brutta figura in campi dove si poteva tranquillamente vincere, per cui con grande senso di responsabilità abbiamo posto gli obiettivi, all'obiettivo raggiunto poi risolveremo i problemi. Inizieremo a fare acqua e credo che sia una dimostrazione loro di attaccamento alla maglia, ai tifosi, al paese, a tutti quanti noi.